Buongiorno ragazzi, come state? Oggi inizia ufficialmente una nuova serie sul canale dove andremo a scoprire le vite degli italiani qui in Corea. Mi sto infatti preparando per uscire per andare a incontrare una coppia che in Corea non è arrivata in aereo, ma in van. Hanno una storia incredibile dietro che non vedo l'ora di scoprire e per andarli a incontrare mi sto dirigendo verso l'isola di Daebudo, un'isoletta diciamo sotto Incheon, che è la città dove c'è l'aeroporto. Se anche voi siete italiani in Corea e vi piacerebbe raccontare la vostra storia, potete tranquillamente scriverci per email o in DM su Instagram e raccontarci un po' più di voi. Andiamo intanto subito a incontrare questa coppia. Allora, buongiorno, intanto presentatevi, spiegateci come siete arrivati qui a Daebudo, che è un'isola dispersa della Corea, dove sarete probabilmente tra i pochi italiani che sono mai venuti. Forse sì, soprattutto via terra. Noi siamo Sara e Paolo, ciao a tutti, e siamo arrivati in Corea a bordo del nostro van. Siamo partiti dall'Italia, abbiamo attraversato tutti i Balcani, Turchia, Georgia, Armenia, tutta la Russia, preso una barca e siamo arrivati qua in Corea. Paese. Ma avevate già delle tappe prestabilite se vuoi ti faccio oppure? vedere Google Maps, abbiamo credo 200 puntalini sulla mappa di roba da E poi con di nuovo la gente del posto. Cioè, magari arriva il signore e ci dice: ma lo sapete che se voi andate là dietro, proprio laggiù, c'è una cosina interessante. Quindi noi accendiamo il motore e proviamo ad andare a vedere. Questo è un po' il nostro stile di scoperta, non solo della Corea in realtà, ma di tutti i paesi che abbiamo visitato finora. E da quant'è che hai detto siete in viaggio? Quindi in totale, proprio da 2 anni e mezzo. credo, sì, 2 anni e mezzo. Perché prima di venire qua noi siamo andati dalla parte opposta, perché è 3 anni che vogliamo andare in realtà fino in Giappone, però ci sono tutte le vicissitudini che sappiamo, quindi abbiamo deciso di andare dalla parte opposta e siamo finiti a Dakar, in Senegal. In settembre dell'anno scorso siamo partiti per cercare di arrivare verso il Giappone, però la Russia si può solo attraversare d'estate, quindi ci abbiamo impiegato un po' di tempo, quindi in totale 1 anno e mezzo si dovrebbe essere. Quindi la destinazione finale è il Giappone, sempre stato Sì, il Giappone, diciamo. e da 3 anni a questa parte sì. E poi? Avete, cioè, siete già Qui puoi mettere combattuti? tanti 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 punti interrogativi. Quindi in Corea voi siete arrivati a Dong, giusto, come Sì, primo sulla costa est. Bellissimo, l'approccio con la Corea è stato wow! Ci siamo svestiti, messo il costume e ci siamo buttati a mare noi. E tutti i coreani sconvolti perché Sì, eravate in costume. soprattutto gli amici due che facevano il bagno. Traumatizzati. È stato veramente bello perché poi siamo stati lì per una decina di giorni, spiaggiati con il van, proprio vista mare, è stata un'emozione incredibile. Di notte solo il rumore delle onde, perché poi è un paese tolto il rumore delle costruzioni e quant'altro da questa parte. Ma di là è molto molto pacifico. In tutti questi posti che avete visitato, non c'è un posto dove vi ha messo un po' paura? Perché comunque dormire in camper, non No, lo allora, so, siamo cioè magari sinceri, avrei. un po' di Cioè, ansia, no, ma ci sta, esatto. ci sta. Tra l'altro, in tutta la lista di paesi ne abbiamo messi qualcuno, perché siamo andati anche in Marocco, in Mauritania, in Iraq, quindi tutti i paesi che nella, in Russia ovviamente, che nella mente collettiva fanno. Fanno un po' di scalpore perché dici: Esatto. ma sarà veramente sicuro? Poi noi Perché. non andiamo mai in campeggio, Ok. quindi siamo sempre Esatto, in nei parcheggi. parcheggi cittadini dove capita, a volte magari in posti in natura molto più belli, altre volte anche il parcheggio di un supermercato che non è il posto più bello del mondo. Però devo Non essere abbiamo mai sincera, avuto problemi, mai avuto paura, zero. questa è una cosa bellissima, forse ci appartiene, siamo noi che siamo magari forti su questa cosa, altri magari potrebbero avere molta paura. È successo molte volte che arrivassero magari a bussare alla porta del van. Ma non per dirci andate via o date fastidio, anzi, avete bisogno di qualcosa, vi serve un aiuto, possiamo aiutarvi. E questo è stato veramente un valore aggiunto al viaggio ed è la cosa che ti fa dire: ma io non posso avere paura. E adesso siete in Corea quindi da un mesetto, giusto? Sì. Avete incontrato coreani? Qual è stata la cosa magari più difficile? La cosa, Allora, perché abbiamo comunque. incontrato coreani una marea, perché comunque noi abbiamo la targa italiana e si nota lontano un miglio. E ogni giorno incontravamo qualcuno, poi uscendo anche col gatto al guinzaglio si fermavano tutti. E sono stati tutti stra gentili, ospitali, una roba folle. Devo È dire che stato sì. veramente molto bello l'approccio con questa popolazione, che comunque si è aperta anche a tanti racconti, perché poi vedendo il nostro sforzo di riuscire in qualche modo a comunicare,
alcuni hanno anche avuto il piacere di farci scoprire qualche aspetto magari del paese, senza dire solo un paese idilliaco va tutto bene, no? C'era un signore che ci diceva: qua è cambiato molto, se una volta c'era tanto rispetto delle tradizioni, magari adesso i giovani non sono più così rispettosi nei confronti degli anziani come invece una volta era un aspetto tanto importante del paese. E quindi è bello anche questo confronto, no? Perché è bello poter sapere tutta la verità, non solo arrivare con gli occhi a cuore e dire: ah vabbè, qua è bellissimo, mi trasferirei ora. Voi siete stati anche a Seoul, perché ovviamente la vita di Seoul e la vita fuori dalla cioè da Seoul sono proprio, cioè sono due nazioni diverse, non può essere paragonato. Quindi sicuramente fuori Seoul è molto più semplice, anche secondo me le persone sono molto più cordiali, a Seoul sono un po' più freddi. Quindi voi siete stati proprio anche a Seoul, tra l'altro come avete fatto col parcheggio a Seoul? No? Giusto per siamo capire. Stati 5 giorni a Seoul parcheggiando vicino al memoriale della guerra, okay. Al museo della museo guerra. Della guerra. È l'unico parcheggio non coperto e quindi nel quale noi potevamo parcheggiare. Per trovare parcheggio noi utilizziamo delle applicazioni dove altri viaggiatori hanno già inserito dove hanno sostato. Se Seoul è tutto frenetico e tutto veloce, nel resto del paese invece l'approccio è molto più lento, molto più cordiale, è proprio modo di poter parlare con la gente. Diciamo che a Seoul sei un italiano turista che è arrivato, fuori è un po' diverso, sei... Fuori sei una bella persona con la quale approcciare, questa è la grande differenza che noi abbiamo. Fuori sei tu l'attrazione sostanzialmente, esatto. È un po' così. Insomma, in qualche modo vi manterrete, non lo so, forse avete vinto al Super Enalotto e quindi non serve che lavoriate. Perché penso che sia la cosa probabilmente che tutti si domandano. Sì, no, ma ci sta, noi siamo sempre stati molto trasparenti su questo aspetto, perché è una cosa su cui abbiamo lavorato da prima. Per un bel po' di anni abbiamo risparmiato, ma risparmiato veramente al centesimo, perché sentivamo che sarebbe arrivato un giorno l'occasione di sfruttare quel piccolo gruzzoletto che ci eravamo messi da parte. Dopo 10 anni di risparmi abbiamo deciso di acquistare un van e di partire per girare il mondo. Siamo partiti, ma anche lì ci siamo dati delle regole. La prima regola è stata stabilire un budget mensile entro il quale vivere. Vivere significa spendere i soldi per la benzina, per mangiare, per l'assicurazione sanitaria, perché una volta usciti dall'Unione Europea te la devi fare, per gli animali, perché noi fino a poco tempo fa avevamo anche un cane di 35 kg, quindi comunque impegnativo, per le spese veterinarie, per le emergenze, i visti per entrare nei paesi, la manutenzione del mezzo, quindi tutto, qualsiasi cosa vi venga in mente era compresa in questo budget. Che possiamo dirlo senza peli sulla lingua, è di 800 euro al mese, comprensiva di tutto per due persone. Quindi noi spendiamo circa 400 euro al mese per vivere e viaggiare nel mondo. E poi ci siamo reinventati in tutto ciò, quindi se prima io ero un igienista dentale, Paolo era uno sviluppatore informatico, detto in modo molto stringato, adesso ci occupiamo di altre cose, per cui abbiamo aperto il nostro canale YouTube, che non è che ci faccia guadagnare miliardi, perché sfatiamo il mito che non è che uno apre il canale YouTube e guadagna i miliardi. Poi abbiamo messo su un progetto di scrittura di storie personalizzate che si chiama Sumime. Abbiamo pubblicato una guida su Amazon su come vivere e viaggiare in camper. Ci siamo resi conto che alla fine, se prima noi eravamo molto focalizzati sul subito cosa c'è da fare domani, no? Abbiamo cambiato proprio un po' il nostro mindset e quindi viviamo molto più alla giornata e non da sprovveduti, abbiamo appunto già tante idee per il futuro, però siamo aperti anche alle opportunità che si possono aprire, no? Sicuramente molti saranno curiosi del vostro van, come anche io sono curiosa del vostro van e del vostro gatto, quindi direi che possiamo tornare indietro e ci catapultiamo nel vostro van se... ci potete fare un tour di come avete strutturato le cose. Benvenuti a casa. Sa che? Ui, oh. Ci hanno detto che dobbiamo prendere un altro e chiamarlo Soju. Soju, eh sì. Ma poi in Corea se dai i nomi degli animali, il nome di cibo, gli auguri di vivere più a lungo. Non so degli alcolici, onestamente. Effettivamente con quello che... Questi sono i nostri 9 metri quadrati nei quali viviamo da 2 anni a questa parte, pestandoci piedi e zampe.
E questa è effettivamente una casa a tutti gli effetti, perché abbiamo tutto ciò che può servire per vivere a bordo H24. Okay. Cucina extra lusso, con due fuochi. Qua abbiamo il mini frigo e qua sotto la dispensa. Ci stanno un sacco di cose, ragazzi. La moka e questi che se bisogna comprarli per forza in Corea, perché sennò non si può mangiare niente. Dispensa parte 2, questo è il cibo. Ormai con tutta solo coreano. Sì. Tavolino per mangiare, lavorare e fare qualsiasi cosa. Così io posso lavorare lì o fare quello che devo fare, Sara può star lì qua. Letto di... Beh dai. Una piazza e mezza. Una piazza e mezza, ma comunque comodo, sempre pronto. E sopra di te vedi gli armadietti dove noi abbiamo i vestiti per 4 stagioni. Quindi tutto ciò che noi abbiamo di vestiti sta lì dentro. Eccoli qua. Ah, sono quelli proprio... Intendi quello? Ok, sì, sì, intendevo questo. Piccolo ma caldo e super efficace. Poi allora qua c'è Paolo, che lui è un po' più analitico, quindi ha tutto dentro alle sue sacchettine. Invece io, che sono quella più disordinata e che ovviamente ha anche più cose, ho tutto un po' più alla rinfusa. Poi vivendo in van non è che ci serve chissà cosa, insomma. Una volta che appunto hai un paio di jeans, una tuta, un po' di magliette, le felpe, un piumino che ti tiene caldo, sei a posto. A posto. Qua abbiamo il reparto tech più gioco, quindi i nostri giochi da tavola che non mancano mai. E poi vabbè, il tablet, il Kindle e i giochi per far scaricare il gatto. La ventola. Ok, questa è la vostra aria condizionata? Sì, esatto. Okay. Estrattore d'aria. C'è il riscaldamento? Sì, sì, due. Bravissimo. Due riscaldamenti, uno a gas, uno a diesel. In realtà ultimamente usiamo solo più quello a diesel, perché così non consumiamo tanto gas. Il prezzo della benzina qua costa molto meno rispetto all'Italia e quindi è molto più conveniente. Tutto il van è coibentato, quindi noi possiamo stare a... Siamo arrivati fino a meno 5 gradi, se non sbaglio, con il riscaldamento acceso al minimo, e potevamo tranquillamente stare. Aha. C'è anche il bagno con la doccia. Aha, infatti era la mia prossima domanda, il bagno. Ah, vabbè, è grande quanto un bagno normale coreano. Sì, e poi la... è normale, va bene così. Il telefono, non so come si chiami in italiano, lo si tira su. Ah, sì, sì, sì. E quindi hai la doccia, quindi la tenda, chiudi. Fai il rubinetto, intendi, sì. Quella cosa lì, ok. Pannello solare, che ci basta per alimentare il frigo e avere un po' di corrente. Una batteria qua sotto, nascosta, che... ci dà l'autonomia per circa 10 giorni se non dovessimo avere il sole, più batteria portatile per avere autonomia infinita, per esempio. Allora, qua sotto, immaginatevi una cisterna, ci stanno 90 litri d'acqua, che per noi sono sufficienti anche lì per una settimana di autonomia, facendoci la doccia, lavando i piatti e quant'altro. Due bombole del gas, in realtà ora ne abbiamo una vuota italiana e una carica coreana, così possiamo vivere in Europa e in Asia senza problemi, più tutto quello che è lo stivaggio, quindi la nostra lavatrice portatile, il cibo per il gatto, qualsiasi cosa di utensili che ti può servire per i ricambi, esatto, per il van e così via. Tutto quello che... cibo, dispensa parte 2. Tutto quello che serve come ricambistica, tipo il gas, per mettere l'olio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che potrebbe rompersi in un viaggio. Questo è caduto. Il gas. Questa è la bombola italiana che non possiamo più utilizzare. Quella è la bombola coreana con l'adattatore. Ok. Il gatto dove dorme? Di solito sui sedili oppure sul letto insieme a noi, e tra l'altro sono dimenticati di far vedere il suo reparto. Perché infatti, cioè, ci vuole tutto sotto il tavolo e tutto per lui, tira graffi, lettiera, tutto ciò che serve. Quindi lì il bagno del gatto, l'acqua del gatto, il cibo del gatto, la cuccia del gatto, quindi cioè più grande la parte gatto ovviamente, sì. Che vabbè, ma è giusto così. Adesso visto cosa dietro anche. Ma giusto, immagino, è sempre così, i figli prendono più spazio. Svezia, questo della Turchia, Polonia, Russia. Questi degli amici che sono andati in Marocco, Francia, Italia, laggiù c'è l'Olanda. L'Olanda, poi padre Pio lì e padre Pio di là, quello in Georgia, quello c'è ragazzi in Russia. Spagna, Portogallo, Giappone, Senegal. Dov'è la Corea?
La non Corea ce l'ho da qualche parte, un fiorellino da appiccicare. Mongolia ce l'ho davanti, che è l'adesivo, ma non ho trovato. Non abbiamo qualcosa di tutti i paesi. Ok, via. Ok. Aha. Questa ce l'ha regalata in Russia e fa morire. Non sappiamo cosa farcene. Però. Vabbè, arma nel caso ci sia qualcuno che vi vuole importunare in testa, così. Lavatrice. Questa è la nostra lavatrice portatile. Uh-huh. È un sacchetto impermeabile all'interno del quale tu vai a inserire, ovviamente non di tutto, però magari due o tre magliette, l'intimo. Poi metti un po' di sapone, noi mettiamo del sapone bio in scaglie. Qua hai dei tipo degli anellini. Metti un po' di acqua, la chiudi e poi fai come facevano le nonne al fiume, quindi fai shakeri, butti via, metti acqua pulita per fare il risciacquo, dopodiché stendi. Allora, qua in Corea in realtà trovi tantissime lavatrici. Sì, quelle a gettoni. Brava, quindi lavatrice, asciugatrice è super comodo per le lenzuola, le coperte, perfetto. Ma in altre parti del mondo dove non esistono queste comodità, devo essere sincera, noi qua dentro ci abbiamo anche lavato le lenzuola. Di solito cosa mangiate? Allora, dipende. Questo è il questo tuo. È un po' il mio perché sono io che cucino a bordo, però cerchiamo di usare i prodotti che ci sono ovviamente nei paesi in cui andiamo, quindi magari in Corea va tantissimo il riso, ecco che ad esempio la nostra colazione si è trasformata, non mangiamo più i biscotti come mangiavamo in altri posti del mondo o il porridge come ci potevamo fare in altre zone del mondo, perché comunque l'avena qua è anche più cara. E quindi al mattino adesso ci siamo reinventati e mangiamo il riso con lo yogurt e ci mettiamo una banana schiacciata ed è diventato il nostro riso latte dolce per la colazione. Va bene, oggi invece vi voglio portare a pranzo a mangiare una cosa più tradizionale, proprio non ramen, però ci sono dei noodles forse dentro. Noi ti seguiamo. Qual è il piatto coreano che vi è piaciuto di più per ora? La pizza coreana. Il bajeon. Bene, allora intanto mangiamo questa zuppa appunto con pesci vari e poi questi sono tutti i contornini con cui potete mangiare assieme al riso. Abbiamo finito di mangiare, è arrivato il momento di salutarci. Qual è la cosa più difficile o più pesante di questa tipologia di vita che state facendo? Diciamo l'organizzazione proprio di quelle cose spicce quotidiane alle quali prima eravamo abituati senza pensarci, no? Quindi avevi l'acqua in bagno senza problemi, la corrente fare... illimitata, tutto avevi illimitato. La lavatrice lì, avevi tutte le sue comodità, no? E invece qui effettivamente prima dicevamo viviamo alla giornata, ma viviamo alla giornata anche per i consumi, quindi è una vita bellissima, ma il dietro le quinte della gestione non è così scontato e soprattutto siamo sempre H24 qua dentro, quindi ti devi sopportare 9 metri quadri. Va bene, grazie mille per averci raccontato la vostra esperienza, vi lascio qui sotto tutti i loro link Instagram, YouTube. Grazie. C'è qualcos'altro che abbiamo il sito web www.vandipeti.it dove tra l'altro si può anche vedere in tempo reale quanto spendiamo a vivere in camper con tutte le spese e tutti gli articoli dei posti in cui siamo stati per ripercorrere un po' le nostre avventure in giro per il mondo. Va bene, grazie mille per averci raccontato un po' della vostra vita oggi. Grazie mille a te e a voi. Ciao ciao, ciao.